Claudia, vuoi sapere una cosa? Cosa? Si è trasferito un nuovo vicino qui. Nella vecchia casa, te la ricordi la vecchia casa? Sì. Adesso nella vecchia casa c'è un nuovo vicino. Vogliamo andare a salutarlo? Sì. No, pure lo andiamo a spiare. Di sì. Nascosto. Ok, andiamo a spiarlo. Vera, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao Vera. Dove andate senza di me? Dove andate? Vera, andiamo nella casa del nuovo vicino. No, posso venire anche io, per favore? No, tu fai la guardia alla nuova casa, che è molto più bella. Ciao. Cosa gli andiamo? C'è un gatto? C'è un micio. Andiamo. Allora, la casa del nuovo vicino è quella lì là sopra, la vedi? Sì. Quella là che è la vecchia casa. Andiamo. Andiamo a vedere. Però facciamo silenzio, perché sennò poi ci scopre. Vai, apri il portone. Vai, 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 vai. Diventerà nostro nemico. O nostro amico. Secondo te, Claudia, sarà un vicino buono oppure un vicino cattivo? Cattivo. Dici che è cattivo? Come quello di Hello Neighbor. Ricordi che ci aveva aggredito l'altra volta? No, non me lo ricordo. Io sì. Ciao gatto, com'è il vicino, è buono o cattivo? Non è andate lì. Ha detto che non dobbiamo andare di qua, Claudia. E io vado qui. Eccola, la casa è qua sopra. Allora però deve venire anche il gattino da lì. No, lascia stare il gatto là. Ciao gattino. Non lo toccare. Non lo toccare. Io sono allergico. Mi viene da starnutire se poi tu tocchi i gatti. Perché tu tocchi i gatti, poi tu tocchi me e io è come se avessi toccato il gatto. E mi viene l'allergia. Guarda quanti gatti ci sono. E guarda io. Lascialo stare. Andiamo, vieni di qua. Senti. Senti le voci. Le voci sono le voci dei nuovi vicini. Ho paura. Claudia, Claudia, ho paura, ho paura. Aspetta, aspetta. Oh, ecco il portone. Ok, vedi se è aperto. È aperto? Mi sa di no. Non è aperto. Non abbiamo le chiavi, vediamo l'altro portone. Ciao gatti. Scusate, dobbiamo passare. Ecco. Ciao. Ciao. Vediamo un po' se questo portone qua è aperto. Controlla, Claudia. Vedi se è aperto questo portone. È aperto. Aspetta. Andiamo a vedere il vicino. Sì. No, 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 no. È entrato in casa il vicino, andiamo a vedere. Andiamo. Ecco la porta del vicino, Claudia. È aperta. Claudia. Secondo me non dovremmo essere qua. Calcolista. Che cacchio facciamo? Ce ne andiamo? O andiamo a vedere? Oh mamma, Claudia, ho paura. Aspetta, shh.
Questa qua cos'è? Una donna. No, cos'è? Che schifo! È la cena di un vicino. Il vicino mangia le alghe, guarda. Che puzza. Puzzano di mare. Però l'hamburger è buono. Però pensi che lo mangia crudo. È la cosa più disgustosa che ho visto. Che? Ho visto un'ombra. Hai visto un'ombra? Le castagne del vicino. Si ruppia. No, possono essere avvelenate quelle castagne, Claudia. Oh mamma, questo posto mette i brividi. E dire che prima questa qua era casa mia. Andiamo a vedere fuori al balcone. C'è qualcosa. Che schifo, la spazzatura del vicino. Una pianta di cipolle. È una pianta di cipolle quella. Che schifo, è tutto quanto morto qua. Guarda, non cresce niente. Questo vicino non ha il pollice verde. Le piante sono morte. Andiamo a vedere di qua. Oh, Claudia, c'è la scopa del vicino. Ah. Oh, oh. Che c'è, Claudia? È chiuso qui? Che c'è? Cosa c'è? La palestra. Te la ricordo, Vera qualche anno fa è stata intrappolata. Sì. Andiamo a vedere le altre stanze. Claudia, secondo me ce ne dobbiamo andare da questo posto. Che? Claudia, che c'è? Andiamo. Claudia, c'è qualcuno di qui. Non lo so. C'è qualcosa di qui. Aspetta, andiamo a vedere. Claudia, torna qui. Aiuto. Vieni qua, di qua. Claudia, che cosa hai visto? Vado sotto il letto. Ho visto un'ascia. Chi c'era seduto sulla sedia? Era una donna. Una donna? E com'era fatta? Bionda. Bionda? Con gli occhiali. E allora una vicina. Allora è una vicina, non è un vicino. Claudia, dove vai? Non ti nascondere. Aiuto. Dobbiamo scappare da qui, Claudia. Ehi. Ti do il piede puzzolente. Schifo. Claudia, non facciamo casino. Claudia, scendi da quel letto. Ok, ok. Claudia, scappiamo. Presto, via. Via. Vieni da qui. Via. Mettiti, presto, mettiti le scarpe. Mettiti. Scappiamo, Claudia, scappa. Ma non è il momento del... Claudia, c'è il temporale, guarda, se ne sta volando anche il cappello. Il prof a scuola vi ha dato troppi compiti? Indossate maglietta e berretto della Vitto Family e sarete talmente felici da diventare super veloci. E riordinerete la vostra cameretta in meno di un millisecondo. Aiuto, Vittorio, salvami da Freddy! E grazie alle magliette della Vitto Family avrete il super coraggio. Freddy, ho la maglia della Vitto Family, non ho paura di te. Che fatica, ho tantissima sete. E grazie alla borraccia della Vitto Family sarete sempre dissetati al punto giusto. Diventerete super coraggiosi. Sì! Magliette, berretti, borraccia e molto altro su vittorioloffredo.it. Fissate le lucine
femmine in movimento. Fissatele e sognate. Ordinate oggi stesso i gadget della Vitto Family, disponibili su vittorioloffredo.it. Attenzione, sono talmente belli che potrebbero accecare i vostri amici.